Non va oltre il pareggio il Fano nel derby con l'Atletico Ascoli tra le mura amiche del Mancini, dove raccoglie un punto che serve a poco per la classifica dei Granata, mentre gli ospiti allungano la serie di risultati utili, anche se sono proprio i bianconeri a tornare a casa con maggior rammarico da un incontro che ha visto i ragazzi di Ceccardini mostrarsi più brillanti e propositivi. Il tecnico di casa Manoni, dopo l'imbarcata di domenica contro la Vigor, torna alla difesa 3 e lascia ancora Gonzales in panchina, mentre l'allenatore ospite Ceccardini espone la sua formazione con un modulo flessibile che permette alla squadra di controllare il gioco fin dal calcio inizio. Nel primo quarto d'ora, infatti, i padroni di casa, complici le violente folate di vento che spira alle spalle dell'arma e influenza la misura dei passaggi, subiscono senza riuscire a distendersi la pressione ai bianconeri, che sfiorano il vantaggio per 2 volte consecutive superato il quarto d'ora. Al 16° Pensalfini scivola nel tentativo di controllare un pallone in area. Valentino ne approfitta e cerca la porta, murato in corner da Mancini. Sul successivo tiro dalla bandierina la palla filtra in area, Cesario devia sul palo, Mazzarani raccoglie e ci prova col destro a distanza ravvicinata, ma trova ancora Mancini a salvare la porta dei Guerrieri. L'Atletico Ascoli ci crede, spinge, ma i padroni di casa, pur con qualche difficoltà, riescono a contenere senza correre altri rischi e al 27° sul rinvio frenato al vento, Zanni si impossessa del pallone per servire Pier Federici, che calcia forte ai 25 metri, ma la traiettoria è centrale e Pompei blocca. Passano altri 2 minuti e stavolta la folata di vento è decisiva per permettere all'Alma di trovare l'1-0. La punizione di Pier Federici dall'out di sinistra viene prolungata da un'altra violenta raffica che inganna Pompei in uscita alta, che si vede scavalcato al pallone. Alle sue spalle sbuca Mancini, che col piattone destro mette in porta. Vecchiarello prova ad allontanare alla disperata, ma secondo il direttore di gara, le Orsini di Terni, la sfera ha varcato completamente la linea di porta per il vantaggio del Fano. La rete carica i padroni di casa, che tornano a farsi minacciosi al 34° ancora con Pier Federici, su cui Pompei deve opporsi con i pugni per evitare rischi, e al 36° con la botta alla distanza di Mancini, che il portiere ospite neutralizza con qualche brivido. La formazione picena si riorganizza e prima dell'intervallo sfiora l'1-1 con Minicucci, che al termine di una caparbia azione per vie centrali si ritrova tra i piedi il pallone buono, ma Guerrieri compie un miracolo e devia in angolo, poi si va a riposo. Al rientro in campo agli spogliatoi l'Atletico spinge subito con determinazione, ma l'Alma sembra capace di contenere, concedendo solo una chance a Cesario dopo 10 minuti, ma il suo tiro al limite non inquadra il bersaglio. Sono sempre gli ospiti a fare la partita e al 22° raggiungono il meritato pareggio quando Minicucci sfugge alla guardia di Dubaz e calibra un preciso pallonetto che supera Guerrieri, firmando l'1-1. L'Alma prova a reagire e a riportarsi in avanti, ma le trame si sviluppano in maniera poco fluida e il vento si rivela un avversario soprattutto sui lanci lunghi. Gli ospiti possono così controllare in maniera agevole, correndo qualche rischio solo da calcio piazzato e riuscendo anche a tornare a controllare i ritmi della partita. Poi a 5 minuti al termine sfiorano il colpaccio con Ciavuschi, che indirizza sotto la traversa al limite dell'area, ma Guerrieri ha un riflesso straordinario e alza in angolo. Il portiere Granata resta attento anche nei minuti di recupero, quando è Severini ad impegnarlo su punizione, ma l'estremo difensore di casa blocca con sicurezza, consentendo all'Alma di portare a casa almeno un punto, che però non evita Alfano di scivolare al penultimo posto in classifica, che vorrebbe dire retrocessione diretta, mentre per l'Atletico Ascoli la salvezza sembra sempre più vicina. Mister Ceccardini, gara un po' condizionata dal vento, la prima rete l'avete subita a causa di una folata che ha ingannato Pompei, nella ripresa però siete riusciti a recuperare la partita, avete messo in mostra un ottimo gioco mettendo sotto il Fano per lunghi tratti della gara. Sì, dai, diciamo che oggi il fattore campo un pochetto ha determinato sia per l'una e per l'altra squadra la gara, il primo tempo per noi, il secondo tempo anche per loro. E sul gol sì, dai, credo che è una palla buttata, la traiettoria è stata cambiata dal vento, forse anche un pizzico di inesperienza da parte del nostro portiere nel volerlo andare a prendere, perché poi se ci facciamo caso anche nel finale di partita ha azzardato la stessa uscita e il vento ha fermato la palla e lì veramente abbiamo rischiato. Però che devo dire? Devo dire che siamo di qui a giocare contro una squadra forte, che si giocava comunque sia tantissimo e che ci ha aspettato con un blocco basso e pronto a ripartire. Poi sulle palle inattive loro sono veramente forti. Noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco e a trovare alla fine con pazienza sto benetto gol che diciamo che ultimamente insomma ci è pesato parecchio nell'economia della gara e di quanto proposto. Un pareggio che allunga la serie positiva a 5 partite, un altro passetto verso la salvezza. Perfetto, sì, è un piccolo passetto verso la salvezza, se pensiamo che abbiamo dato continuità, cosa che non c'era riuscita in precedenza, è un fatto positivo. Se oggi dobbiamo essere contenti, no, perché tutti i ragazzi sono usciti rammaricati per
la vittoria non raggiunta, però io personalmente posso soltanto fare un grande applauso a tutti loro, perché si stanno guadagnando giornata dopo giornata questa salvezza che non arriverà mai, ma lo sapevamo che dovevamo soffrire fino alla fine, perché è un campionato veramente difficile, ostico, e fanno fatica tutti su tutti i campi, quindi lo state vedendo anche voi, non è una retorica ma è la realtà dei fatti. Oggi dovevamo ripartire dopo la brutta prestazione di squadra che abbiamo fatto a Senigallia. Secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è normale che a tutti piacerebbe Real Madrid o fare 15 palle gol. In questa situazione, in questo momento, dovevamo fare una partita di squadra, di collettivo, con sacrificio, e secondo me l'abbiamo fatta. Poi è normale che qualche errore c'è stato, perché sennò le partite finirebbero tutte 0-0, sia da parte loro che da parte nostra. Ma è un punto di partenza, e anche se avessimo vinto oggi non penso che eravamo salvi, no? Che era finito il campionato, oggi no. Quindi dovevamo ripartire a testa bassa, siamo ripartiti, avevamo la possibilità magari di portarla a casa, e abbiamo tra virgolette regalato un pochino il gol, però ci sta. Il calcio ci sta, gli errori, però la squadra non deve mai perdere questa voglia, questa determinazione, questa volontà che mette in ogni giorno che viene al campo, e niente, e andare avanti, prepararci per la prossima, che sarà un'altra partita importante, dove dobbiamo dare continuità al risultato fatto oggi, e cercare di affrontare la prossima partita come sarà tutte le altre, come un'altra finale, come lo era oggi.